attenzione delle guardie. Urlerò che mi sono scappati i polli. Quello che ti ti sei scoppato? Eh? Ci sono scappati i polli. Questa cosa ci dissociamo in casa. Sei veramente io. Ma cioè sapevo, ma è ora che ho detto quello. Il dottore ti ha detto questo fatto. Mamma mia. No, basta, non farlo più. Il dottore ti ha detto di tenere a bada certi istinti, secondo me, eh? Comunque sto decollando. Abbiamo rubato con la pugna, con pugna. C'hai una stecca se vuoi. Pezzo di buga, vai. Ok, vai a dargli, steccalo. Dacci le chiavi, dacele. Non, perché non mi fa steccare? Steccalo. No, quelle ci penso io. Obunga, hai bisogno di un po' di Obunga, Mi dispiace. Prendi questo e ci prendiamo le chiavi. Prendile tutte. Menate a me. Prendiamo le chiavi, stai fermo! Smettila! Cioè, odio Bunga, maledetto! Fermo! Ma quanta roba represso c'ha! Allora, ci siamo, abbiamo le chiavi. Adesso prendiamo le chiavi e apriamo le macchine, dobbiamo scegliere le migliori. Ok, Anna, sei pronta o no? Anna! Non t'ho toccato, vai tranquillo! Ho capito, sfondi il paraurti così. Guarda che poi non costano più così tanto. Oh, andiamo piano che io ho paura di spaccare tutto. Allora, molto piano, molto. Cico, questa macchina vale almeno $3, che nel nostro mondo sono tutta tipo 3 milioni. Tutta la mia vita praticamente. Quindi occhio, non rompiamola, sennò non ce la pagano niente, no. Ok? Sono famoso per rompere qualsiasi cosa. C'è una tipa in mezzo a noi. Sto frenando, frenare! Ok. Aspettate un attimo, fermi, perché Anna si è fatta surpassare da questa qui. Non faccio la sola. No, la mazza, ferma! Attenti al traffico! Bisogna essere astro delicati. Ok, fatto. Ecco. No, era quello di dietro, sei griffato! No, ma l'ho fredato! Dai, non c'hai sulla macchina! Ho fredato anche quello! Senta, corri! Okay. Presto, scappa! E qui c'è un ingorgo pazzo! Oh, questo qua mi viene addosso, ti giuro! Gli apro la madre! Ma fate a fare il rumore, se no chiamo i rinforzi! Andiamo! Piano, Ok, piano, andiamo con grande cautela, però, ok? Okay. Pianissimo. Piano. Cico guida male. Cico, dritto devi andare, dritto, piano. Raga, frena, piano. Oh! Ci sta l'aio che fa una velocità non regolare. Piano. Oh, ti decidi una velocità. Ti spiego come devi fare, devi premere e poi rilasciare. Premi e rilasci, E poi vai a scatti così. Vai così. Adattati. Devi molleggiare. Ecco, molleggiati, piano, c'è un chilometro da fare. Sto molleggiandomi. Oh, un chilometro da fare. Ma quanto arriviamo? Piano, vi stavate per tamponare. È una tortura. Piano, allora andiamo un po' più veloce, ma poco. Ah, grazie, tanto la strada è libera. Non si sa mai, imbecille. Poi attraversa un rospo e... E se esce un pazzo all'ultimo, come fai? Provvisto la macchina. Esatto. Un pazzo. Esce un pazzo. All'ultimo, come fai? Cosa lo prendi sotto? Anzi, come dice Stregato, lo prendi dentro. Oh, mi stavi per tamponare. Piano. Oh, mi fai ridere. Oh, ma avete rotto, basta. Accelerando lievemente. Manca ancora 500 metri. Stiamo quasi. Ma io do una sprinzata. No, ti abbatti, giuro. Fermare. Scendi. No, uomo, dai, no, non farlo. Ma è un pazzo alla guida lui. No. Perché l'avete portato? Scendi. No. Allora, uomo, lascialo perdere, perché altrimenti lasciamo il veicolo qui. Chiedi perdono. No, perdono, però comunque non ho toccato la mano. Lion si sta accumulando il traffico, ti prego. Andiamo, prima che a Cico gli fanno la fiancata. Lion, taglia la strada, oh mio Dio. Lion, non posso più muovermi, mi hanno trappolato. Andiamo, piano. No, non posso muovermi più. Cico, se la righi, ti rigo la madre. Ti giuro, te la rigo tutta quella mamma. A pisellate, però, te la rigo. No, oh, coi piselli secchi, Cico, li lancio. Allora, Cico, quel salto io l'ho visto. Cico, ma hai superato a destra. No, vabbè, una volta strada. Cico, non mi dite che l'ha rigata. No, ma sta rischiando ogni secondo che Io lo sapevo. Cico, io adesso la guardo. Ma cosa è successo? Se io ci trovo, se adesso io arriviamo, perché siamo arrivati. Adesso noi parcheggiamo. Se io vedo un graffio su quell'auto, ti giuro, ti ammazzo. Scendete. Dov'è la ciara cinesca? No, sto vedendo un graffio, Cico. Io ti do tre secondi. Perché quel graffio non esista. Tre secondi. Tre. Due. Aspetta un attimo. Uno. No, dai, ti prego, lasciami stare qua un attimino. Dai, 5 secondi. Hai avuto tutto il tempo per nascondere quel graffio. No, hai sfondato il finestrino. No! No, non ti posso credere. Ma c'è, guarda, è solo passato. Ho visto i pezzi che cadevano. È abbassato. Cioè, hai sfondato il finestrino per scendere. È abbassato, guarda, rialzalo.
Non so fare, non so come. Hai spaccato il finestrino. Ti sei porta. Fuori dal nostro. Hai chiuso la porta e spaccato il finestrino. No, dai, Laio, guarda. Perché c'è il finestrino? Va bene. Va bene. Scendi! Ah, scusa. Ma l'hai aperto? No. Oh. Aia, basta! Allora, io ti ho posizionato la macchina davanti alla saracinesca del meccanico. Ti giuro, ti sfondo. Vedi come sono brava? Grazie. Vedi come sono brava? Grazie. Allora, adesso proviamo a parcheggiarla dentro. Chi ci ha sborrato? Io, Chico. Capito allora, che è una bella macchina, però. Ho fatto una fatica. Vabbè, cosa c'hai tirato? Sei scemo? Cos'è? Le mie sue palle. Ti tiro la palla da bowling in faccia. Aia. Imbecille, vai a prendere la pallina. Dai, dammela, dov'è? È là. Vado io. Ah, la pallina. Va bene, dai, allora. Vai. Non importa, andala prontamente pulito, la sgabbirrata lì. Prego, portala dentro. Allora, la parcheggio dentro e vi dico se va tutto bene. Allora, la metto qua. Da soldi buoni, spero. Io non ci posso credere. Non ci voglio credere. Guarda come spinge questa, è bellissima. Guardate chi c'è dentro sta macchina. Non ci posso credere. Non ci credo. Stre, dovevi fare la guardia. Ma qua è più sicuro. Quella è la più bella. Non è mia. Notano. Scendi. Ti prego. Scendi. Vabbè, è bella, l'hai sporcata. Tutto spasti buco il pallone, toh. No, è il mio pallone. Guarda, anche quello. Aveva pure il sedile riscaldato. Ho pure preso Anna un po' nel ginocchio mentre passava. Laiona, però ce ne sono altre di macchine qua dietro. Aspetta, che ci sono anche degli imbecilli. A questi li sistemo. Io ti sto aspettando dalle altre macchine. Vieni, preso, sono nascosto pazzamente. Sì, allora, sto freddando tutte i poveracci che ci sono qua. Che non hanno capito guardami, nulla. Sono qui, Laiona, vieni. Anna, ma tu ti vuoi far ammazzare, spiegami. No, perché scusa. Non dovresti passare davanti a chi spara. Fai l'adrenalina, capito? E corro. Sì. Ah no, quello non era una guardia. Cos'era? Ho sbagliato, ho stregato. Non avrei mai sparato a te volontariamente. 1, 2, 3, 4, 5. C'è l'ambulanza. C'è l'autoambulanza che pensava di venire qui e salvare Obunga. No. Lui è nostro. No. L'ho ammazzato. Sì, abbiamo fatto fatica per avere queste macchine. Oggi abbiamo rubato un elicottero dell'ambulanza e anche un'ambulanza. E anche un ambulanziere. Vabbè, però voleva salvare Obunga, non poteva farlo. È un criminale ricercato, Obunga. Però adesso ma ce la facciamo a passare? Aspetta, devo spostare l'ambulanza per poter passare senza graffiare le macchine. Mettila di traverso così blocchi il traffico in discesa. Ah, ce n'era un altro di ambulanziere dentro. Vuole pestare. No, non vuole salvare l'amico però, Doveva esserci qualche diatriba tra di loro, magari. Non si potevano vedere molto. Magari anche quello conosceva Obunga. Ha detto, ma che stai andando a fare? Ma Obunga fa schifo. Ok, andiamo. Oh, occhio, perché no, ho streccato la graffia. Non sono ancora partito io. No, il cancello. Guarda che strisciata. No. Diversi soldi, Chico. Me la pulisci tu. Sono 60 euro almeno. Dammi qua che te la pulisco io. Per favore, pulito. Perché ti giuro è veramente una disdicenza. Ma è disdicevole. Me l'hanno fatta apposta, penso. Oh, grazie. Perché no, veramente, è d'obbligo. Cioè, era solo una sporcizia. Sto cancello almeno automatizzato, porca miseria. Nella residenza Obunga mi aspettavo di meglio. Bene, adesso che abbiamo le nostre auto e siamo gaudiosi, le andiamo a vendere. Scendi. No, dai, volevo scassare. Che fatto? In mezzo alla strada. Volevo sgasizzare tutto, come quelli che hanno le macchine Rick. Allora, adesso io faccio così, guarda. Ci metto una granata adesiva sopra. Tu vai. Se ti avvicini ti faccio esplodere. Andiamo. Mi piace. Allora, noi invece andremo a vendere le macchine, anzi a mettercele in garage, perché queste ci piacciono. E noi ci vediamo alla prossima missione di GTA 5. Opla. Ah, no, vado a questo.